In questo video parlo del business dell'assistenza familiare. Che cos'è l'assistenza familiare? L'assistenza familiare è quando in una famiglia c'è la necessità di accudire i propri cari. Una situazione che molto spesso riguarda le persone anziane o non autosufficienti. Le statistiche dell'Istat da alcuni anni ormai dicono che l'Italia è un paese che invecchia e che continuerà a invecchiare sempre di più. L'Italia è il secondo paese più vecchio al mondo dopo il Giappone. Ma il business dell'assistenza privata o convenzionata è in costante crescita da diversi anni. Così molte famiglie che non hanno i requisiti per accedere alle strutture pubbliche o a quelle convenzionate sono costrette a rivolgersi al privato. Un settore dove fuori dalle strutture in regola e dal personale qualificato si creano delle vere e proprie zone d'ombra. Per trovare una badante vado su internet, su un motore di ricerca di annunci e scrivo la parola badante Modena. Allora, tra i risultati che mi propone il sito di annunci ce ne sono diversi. Alle persone che ho chiamato in risposta agli annunci presenti su internet ho proposto l'assistenza di una persona anziana non autosufficiente di 80 anni, uomo che vive in casa da solo e che ha bisogno di assistenza da lunedì al venerdì di 24 ore al giorno, a parte il sabato e la domenica. Come ho mercato, ho notato che è molto facile concludere l'affare con contratti in regola o anche in nero, attraverso il passaparola e senza nessuna garanzia sulle competenze. Inoltre ho potuto riscontrare la presenza di intermediari. Addirittura c'è chi si propone, oltre che come badante, anche per lavori da manovale o di giardinaggio. Ascoltate le telefonate. Io ho visto che c'è anche il costo di 800 euro al mese, sarebbero questi qua. Adesso cioè io sto cercando il lavoro solo di giorno. Sì. Ma se te hai bisogno, io ne ho una signora che già ha anni sì. di esperienza, che lei ha fatto il badante, sì. conosce anche la lingua, se vuoi io ti mando il suo numero. Pronto? Signora Lidia? Pronto? E signora Lidia? Ho bisogno per badante. Perché ho letto l'annuncio su... Lei chi è della signora Lidia? Stavo chiamando l'ex datore di lavoro. È facile chiamare un collaborante. Volevo capire un po' come funziona il servizio. Quindi c'è necessità di avere una badante, sì? Sì, però volevo capire quanto si costa al mese e come funziona. Ma più o meno i prezzi sono quelli, sono 900-950 al mese, capito? Capito. Eventualmente si può parlare anche del fatto che magari... Sì. Sì, non mi stesso, io non ricordo, capito. Sì. E magari se l'opzione è quella lì, bene. Io le mando quella lì, capito? Io poi uso le badanti, capito? Ho capito. E, niente, adesso io se magari posso... Io ho una brava signora che magari gli vanno bene le due opzioni, cioè sia in regola sia anche non in regola. Sì. Io non prendo nessun compenso, quindi stiamo tranquillo. No, 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 chiaro. Sì, pronto? Natalia? No, mi ha chiamato prima, siamo sempre noi. Ah, è sempre perché io sono qua su... Stavo chiamando varie signore, però... Sì, perché ci sono varie che fanno parte di quel del mio gruppo. Guardi, i prezzi per una persona non autosufficiente sono intorno ai 9,50, 9,60. Questo è il prezzo da contratto, sì. Gli dico. Sì. Più licenziamento tredicesima, compreso tutto, si arriva a 1100, così sì. 1150. Sì. Due ore libere al giorno, un'età pomeriggio durante la settimana e la domenica. Sì. O poi si può mettere sempre d'accordo con le agenzie, pagherete di più. La sua compagna fa la badante. La mia compagna fa badante, di cosa si tratta, vuole sapere? Di meglio per incontrarmi, per vedermi, anche noi a lei, anche persona, anche parliamo, no? Ho capito. E come vuole prendere la persona per assumerla? Voglio sapere di prima, per non perdiamo tempo tutti e due, come si dice, cioè, no? in che senso per assumerla? Per assumerla? No, nel senso che è regolare, non regolare, cosa vuoi? Per capire, perché io sto sentendo anche altri signori che mi hanno proposto queste cifre di 800-900 euro al mese, mi hanno detto. Se fai il contratto, sì, sono di
900 sono dopo 13esimi, sono tutte le cose che si pagano. Non so quante ore ci sarebbero, che tipo di contratto si potrebbe fare? Che è giusto, lei vorrebbe fare il contratto perché dice di no. Non lo so, se c'è il contratto è meglio. Perché questo così lo sa, almeno... lei scusi. Io le chiedo, lei sa se vuole lavorare c'è regolare o perché dice di no, perché c'è chiede, sì. Non condanna nessuno, sì. Nessuno, perché c'è chi preferisce di non fare il contratto.